Sono state riaperte questa mattina la maggior parte delle scuole reatine dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi. Si tratta di edifici in possesso di certificazioni AEDES dichiarate agibili ma purtroppo non antisismici. Questa realtà è sotto gli occhi di tutti, il problema delle scuole infatti non è risolto. La possibilità di nuove scosse continua a preoccupare tutti, in particolare i genitori che non possono sentirsi tranquilli a mandare i propri figli a scuola. Il diritto allo studio è sicuramente fondamentale, ma può prevalere sul diritto alla vita? Questa è la domanda che si sono fatti i genitori degli alunni della scuola primaria Eugenio Cirese, che hanno appeso cartelloni di dissenso e di sdegno e portato i loro figli a scuola muniti di elmetti protettivi in segno di protesta per farli stare a scuola in maniera civile e non rumorosa. Mentre si scongiurano nuove scosse forti, i genitori e il comitato Scuole Sicure continuano a chiedere soluzioni alternative più sicure. Rimangono ancora chiusi Classico, Scientifico, Istituto Rosatelli e Ragioneria. La richiesta del comitato genitori è quella di chiudere provvisoriamente le scuole non antisismiche e far proseguire le lezioni in moduli prefabbricati giusto al tempo per aprire cantieri negli edifici non sicuri.